un problema perché abbiamo fatto l'ecografia ieri, che era martedì, e ha riportato uno stiramento di secondo para terzo grado, e poi visitandolo oggi tramite il dottor Giusti e riscontrato che il problema è addirittura più grave di quello che dava l'ecografia. Comunque aspettiamo il responso del medico, che uscirà a breve sul nostro sito, però il ragazzo, diciamo che per 2-3 mesi lo abbiamo perso, e vediamo come operare. Cade in un momento un pochino storto, perché oggi è il 29 di gennaio e tra 2 giorni chiude il mercato per poter operare con i giovani di serie delle squadre professionistiche, e quindi dovremmo trovare eventualmente uno svincolato dai dilettanti. Sicuramente la strada più opportuna oggi, che a noi serve una punta subito a questo punto che entri nel nostro scacchiere, è quello di trovare magari un over che capisca che c'è da fare 3 mesi importanti da subito e che sia pronto. Quindi forse è meglio un over che un under, perché un under è sempre un rebus. Ci siamo già mossi con varie situazioni che conosciamo, quindi qualche nome è già scappato fuori, e molti nomi interessanti sono venuti fuori da svincolati dai professionisti, i quali non possiamo prendere. Però ecco, vediamo, qualche nome c'è, e vediamo un attimino di mettere più qualcosa.